mentre praticamente tutto il paese commenta animatamente l'ultima puntata di Temptation Island 2024, che è andata in onda ieri sera, è emersa una interessante novità a proposito del Grande Fratello 2024 di Alfonso Signorini, che avrebbe messo gli occhi su un nome internazionale e sarebbe un futuro vippone. Sembra che il conduttore del Grande Fratello 2024 stia pensando di introdurre ancora una volta un volto d'oltreoceano, come fu un anno fa per Grecia col Menares. Però, in questo caso, non si parla di un attore bensì di uno sportivo. L'indiscrezione arriva dalla esperta di cronaca rosa e televisione Deianira Marzano. Anche quest'anno Pier Silvio Berlusconi ha confermato la formula ibrida che vedrà come concorrenti sia personaggi famosi e appartenenti al mondo dello spettacolo che persone totalmente comuni, come era ai tempi del classico e originario GF. Un cast di concorrenti misto, così, in grado di creare più disparità e dinamiche all'interno dello spiato appartamento di Cinecittà. Questo per la prima volta è stato sostituito. Punto insomma, non mancheranno le novità con il debutto settembrino del Grande Fratello 2024 a partire dalla spiata casa. La storica è infatti stata rasa al suolo. Tornando alla star d'oltreoceano, la voce del web. In merito al primo concorrente del GF accennato prima, si tratta di un uomo, ha spiegato. Argentino, poi ha aggiunto Deianira Marzano. Uno sportivo, bandiera argentina è il primo concorrente, domani vi dico che sport, l'ultimo aggiornamento della stessa. Tutti stanno cercando di indagare, indovinare, e in diversi hanno ipotizzato possa trattarsi di Mauro Icardi. Ma c'è anche chi azzarda l'ex calciatore Daniel Osvaldo.